La gestione di questo patrimonio naturalistico e culturale non è all'altezza del patrimonio che abbiamo. Quando parlo di gestione metto insieme l'autorità politica, chi esercita la governance, il management che gestisce il patrimonio e le risorse naturali e inoltre i sistemi locali che non riescono a costruire una progettazione integrata in grado di valorizzare pienamente un territorio come quello siciliano. Nei beni culturali, noi nell'ultimo periodo della programmazione dei fondi europei non siamo riusciti a spendere tra il 40 e il 50% di questi fondi, facendo sì che nella programmazione 2014-2020 la previsione di trasferimento per i beni culturali è stata fortemente ridimensionata. Questo la Sicilia non se lo può permettere. Noi abbiamo bisogno di un cambio di capacità nella spesa dei fondi europei perché sono gli unici fondi che possiamo investire in un contesto in cui tra spesa sanitaria e spesa per i precari e stipendi dei regionali la nostra regione non è in grado di investire un euro per il bene della Sicilia. Non abbiamo un'idea come valorizzare questo patrimonio culturale che abbiamo anche in termini di imprese, permettendo anche a imprese di ragazzi di poter scommettere in attività imprenditoriali per offrire servizi all'interno e all'esterno di questi beni culturali, di questi beni naturali. Non abbiamo assolutamente sviluppato una cultura dell'impresa, ma abbiamo fortemente foraggiato una cultura del parassitismo.